lega insomma anche a uno dei tanti temi di questo libro, che diciamo è una carrellata, come già stato detto da tanti altri, su tutte le possibili declinazioni dell'amore, cioè delle forme in cui può declinarsi l'amore, cioè l'amore tra un uomo e una donna, l'amore filiale, tra un padre e una figlia, tra una madre, una figlia, tra una nipote e una nonna. Ci sono tantissime declinazioni. Una delle prime cose che mi ha colpito, sulla quale volevo iniziare la chiacchierata con te, è che mi sembra il primo rimando, uno dei primi rimandi che mi ha suscitato la lettura del libro, la sparo grossa, però è, al di là della diversità dei temi, ho riscontrato quel lessico familiare di cui parlava la Ginsburg, cioè praticamente il testo si snoda e si evolve, si prolunga attorno a un lessico, spesso lessico di parole ordinarie, espressioni gergali, rimandi ad atmosfere, che è un po' la linea comune lungo la quale si snodano tutti i racconti. E io, diciamo, la plasticità, la chiarezza con cui si è riuscita a trasmettere attraverso le parole, le immagini, mi ha dato proprio la sensazione che in questo libro ci sia, forse sarò banale, anche una somma, un riflesso di un vissuto reale. Ora adesso al di là dei singoli episodi, però mi è sembrato proprio talmente vivido il racconto che non ti nascondo che mi è sembrato di rivederti anche in alcuni tratti, oltre ad aver riscontrato alcuni nomi, come Gianluca ricorderà, io ho letto un nome familiare, Mimmo Malfini, insomma, del testo, che è un nome che mi suona familiare anche nella vita reale. Quindi la prima domanda, diciamo, che volevo porti è se c'è stata questa traslazione, secondo me sì, diciamo di un largo e un esteso, di un vasto vissuto tuo personale e familiare in questo libro. Allora, buonasera e grazie. Scusatemi per la lunghezza della. Grazie per essere qui con il caldo, con la discesa di Caserta Vecchia da affrontare, non è proprio uno scherzo. E sono molto contenta.